L'Antartide è un continente grande una volta e mezzo l'Europa e ciò nonostante il 98% della superficie è coperta da ghiaccio, quindi invisibile per gli studi geologici. Quindi solo il 2% che è distribuito lungo la costa e lungo la catena delle montagne, quali le montagne transantartiche, è disponibile agli studi geologici. Se però guardiamo una carta geologica dell'Antartide, vediamo che in questo 2% troviamo rocce che vanno dall'Archeano fino ai giorni nostri, cioè da quasi 4 miliardi e oltre anni fino ad oggi. Quindi è un continente fondamentale per capire l'evoluzione geologica della Terra. L'Antartide, proprio perché rappresenta un luogo privilegiato per studiare la geologia, è un luogo dove troviamo le tracce per tutti i supercontinenti che si sono evoluti sulla Terra. Tutti conosciamo Pangea, che si è formato 300 milioni di anni fa, ma prima di Pangea l'Antartide faceva parte di un altro grande supercontinente che si chiamava Rodinia, che si è formato 1 miliardo di anni fa. Dalla frammentazione di Rodinia, via via, i vari pezzi facevano parte, 500 milioni di anni fa, di un altro continente importante, cioè Gondwana, che si è formato intorno a 550 milioni di anni fa, quindi intorno al Cambriano, poco prima del Cambriano. Gondwana è stato un continente importantissimo e l'Antartide costituiva insieme all'Australia la parte centrale di questo continente. Gondwana è interessato da una subduzione importantissima lungo il suo margine, quindi molto simile a quello che oggi avviene nell'America meridionale che porta alla formazione della catena andina. Questo fenomeno comincia al di sotto di Gondwana 500 milioni di anni fa e questa grande orogenesi, cioè formazione di montagne, prende il nome di orogenesi della Meriana Ross, Ross in Antartide, della Merian in Australia. Cioè, questo significa che noi tracce di questa orogenesi le troviamo sia in Australia che in Antartide, c'è proprio una continuazione lineare fra queste due aree. E tutti questi fenomeni di convergenza litosferica sono, oggi sappiamo, segnati dalla presenza di una roccia importantissima che è l'eclogite, una roccia che ha traccia, memoria degli eventi, cioè della subduzione all'interno del mantello di una crosta oceanica, per esempio, e della sua risalita in superficie. Subduzione e risalita che avviene in tempi rapidissimi. Questi sono i dati che vengono dagli studi geocronologici. In Antartide non abbiamo molte eclogiti e questo a differenza di altri continenti, dove, quale l'Europa per esempio, dove le eclogiti ne troviamo moltissime. In Italia le abbiamo in Sardegna, le abbiamo sulle Alpi, e le abbiamo poi in Spagna, in Massiccio Boemo e così via. In Antartide pochissime testimonianze di eclogite e quelle conservate nel Museo Nazionale dell'Antartide sono in assoluto le più belle, cioè quelle uniche che si sono preservate in Terra Vittoria settentrionale. Quindi le eclogite conservate al Museo Nazionale dell'Antartide sono le uniche testimonianze della subduzione del Paleo-Pacifico al di sotto del continente Gondwana che prende il nome di Delamerian Ross Orogeny.